con lui. Esiste la costanza che è rintracciabile e a prescindere dai vari mutamenti che l'uomo subisce nel corso del tempo. Ernest Thornbrick ha famosamente paragonato prima il filosofo Bertrand Russell e lo ritrae all'età di 8 anni e all'età di 90 anni. Secondo Thornbrick, nonostante il voto di Russell abbia subito tutte le trasformazioni che cambiano le modifiche del corpo nell'arco temporale, nonostante esso è pur sempre risolto, quindi secondo voi è possibile che conosco. Mi si faceva notare una differenza, credo che se l'autore non avesse inizio, diciamo, la notazione che si tratta effettivamente del filosofo corazzo, il corpo non interverrebbe riconosciuto questa costanza che ci manca. Passo adesso al quarto e ultimo punto, il quarto e l'ultimo filone. Quarto filone, il quarto filone, ma si sarebbe da pendante al primo, essendo esattamente il suo opposto, e trova piena espressione nell'opera di Picard. L'osservazione di Picard è enfatizzare il concetto che il corpo dell'anziano non sia semplicemente una rappresentazione in una riva dell'esperienza, ma sia piuttosto un momento per l'unità dell'uomo. Secondo Peter, infatti, le esperienze si pongono nell'anima e si manifestano nel volto come un'unica entità, e non come un punto di volto. Inoltre, Peter sottolinea che l'ultimo volto dell'anziano non si forma gradualmente nel corso degli anni, ma appare improvvisamente, appare oggetto, una sorta di termine, soluzione superflua che cristallizza l'improvviso. Quindi, va a vedere il certo tipo se il primo tipo di prospettiva suggeriva la possibilità di un approccio in cui quest'ultimo approccio si dice che il voto dell'anziano, il voto finale, il voto ultimo, non è l'effetto di una cumulo di esperienza, ma manifesta quindi come una sorta di soluzione superstabile. Questa è la citazione viene. In definitiva, non esistono studi specifici sulla semiotica del voto dell'anziano. Però esplorare il tema dell'unità sociale sia nella tecnologia che nel studio del voto può fornire spunti interessanti per un'analisi semantica delle rappresentazioni culturali delle regioni e dei segni visibili della sala. Questo tema delle unità sociali verrà impresso in una delle presentazioni da un collega, dopo qui il suo quale lavorerà dal punto di vista più tecnico, includendo la soluzione di concetto di pagina e di formellino. Grazie. Allora, io ringrazio tantissimo signor Presidente, soprattutto per avermi venuto qui e per consentirmi sostanzialmente di parlare della nostra in questi casi, come stiamo di lavoro, eccetera, eccetera, ma non si può fare. È molto interessante, quindi è capitato che mi sia andato in passato. Non sapevo benissimo che ci sono tutto l'opera questo pezzo di una donna. Ho proposto questo titolo qui che cerca di, in qualche modo, penalizzare questo tipo di numeri, che non quello perché non capisci se di iniziare una parola, ci sono qui. E invece da quello che faccio in studio del libro, uscivo qualche giorno fa, mi sono convinto che potrebbe essere un soggetto chiamato Bailey, Sash. Allora, io mi sono occupato del tema, diciamo, della richiesta, dell'insanità, dell'invecchiamento, per i casi della vita, in realtà, sono stato coinvolto in una ricerca su quello che è un
definito pienamente adesso per questo attivo, così come parti tecniche, non li chiamo attivo. La cosa che mi interessa è applicare del mercato della comunicazione, della consulenza, eccetera. Ho intervistato una serie di persone, poi ho intervistato un vantaggio su una persona, sul tema della protezione rispetto alla fine vita, era stata un'esperienza epifanica. Mi ricordo una cosa che mi ha molto colpito, era una persona che era molto intelligente, in qualche modo definito di come, cioè un po' di vista della porta sociologica, ma tutti dai 58-78 anni, non si definiva mai la protezione. È proprio interessante che il fatto che pensano di avere conoscenze incise, non pensano, però proprio si escludono. Mi ha preoccupato in qualche modo con delle risonanze interessate di tutto quello che diceva un po' di stamattina, Bennett, di Finanza e Grave, eccetera, parlando di autobiografie, di autobiografie sonore musicali, quindi c'entra il bello, c'entra. Come interessante anche rispetto all'idea che c'è dietro di Fazio. E poi mi sono occupato pensando a quel progetto in qualche modo, per un livello che abbiamo fatto in prospettiva simpatica, si preoccupa anche di capire che tipo di rappresentazione socioculturale c'è della persona anziana, quindi nei media, sostanzialmente, ma anche che relazione ha questo immaginario mediatizzato dell'anziano sui soggetti dei libri come anziani. E oggi un po' possiamo stare anche in Senato, diciamo, attorno all'idea che possa essere interessante, specialmente dal progetto. E siamo e dico un po' come diciamo, e parlo non spendo esattamente di che cosa si tratta, ma avendo degli indizi, questi diciamo che senza appunto, cercare slanci di sistemare le persone, di quelle persone, né occupare un'idea, l'anziano è sostanzialmente tematizzato come persona di nuovo, come protagonista di una relazione, in maniera sostanzialmente caritativa, no? O perché giornalista, o perché immarcescibile, non sarebbe tutto, no? Il disco di torna perfettamente. Utile come per esempio, come persona disfunzionale, come un linguista, cioè che ha dei problemi della comunicazione, quindi non è che dobbiamo utilizzare quel passo, quella di Benigni, che però è un passo per terzi, oppure come linguista, che è un po' come il caso da quando si vede il personaggio della Ticina, diciamo, di Caprez. Poi a un certo punto è andato nella scena di Caprez, sostanzialmente per il problema del fatto che in qualche modo potenza delle macchine potenziali è un neologismo tra virgolette che nasce nel 2015 che è diventato popolare virale nel 2019 su TikTok con una piattaforma che praticamente non pensava che un altro punto forte della rappresentazione virale è il tema dell'ADN e della morte, cioè come sono l'ADN che si tratta abbastanza identificativi di questa premessa, molto forte. Forse è la prima data da un punto di vista quantitativo. Qua mi trovo l'ADN è sostanzialmente equiparata con l'effetto collaterale che si tratta. C'è un chimico per un autore che si chiama Aubrey de Grey, che ha sempre un libro pubblicato in Italia, di editore che si chiama Cianni Invecchiamento, in qualche modo ipotizza delle strade per vedere questa partita fino a totalmente penso. Quindi, come lo si diciamo, per definizione subitamente, transumanista. Perché pensate, ad esempio, sulla questione del chiaro dei vecchi pensiero? Perché in qualche modo si tratta di uno dei poli, questa dialettica che lui dice che è una vera e propria cosa che è agilissimo, che vede effettivamente la prima città,
una parte è figura, o anche quelli che pensano di loro, ai due, ai sessanti. Infatti, vedete come mi sono svegliato, mi chiamo come per niente, anche qui, senza sfumature, involontariamente per quindi, non è che ci sia per cui si sostanzialmente, se sei libero di pensionare, quando mi trovo in un'incidenza, mi sono impedito di chiamare persone giornaliste, quindi dare più rilevante per quello che dovrebbe dire e il danno della persona, con l'opera di sotto di cronaca, una presenza televisiva che appunto mette in scena lo stesso programma molto di trasmissione televisiva, no? La camera di schermo in che posto, i giovani vecchi, eccetera. Il tema della gentissima è fondamentale per capire in qualche modo come questa parola, che forse un anno fa non si poteva utilizzare, non so, il test, per cui quell'accademico ormai è stato probabilmente superato del tutto come categoria etica, cioè lo si usa come categoria con cui ci si autodefinisce nel neopirologo, con cui si permesso agli altri. Appunto, con una proliferazione di questo termine anche editoriale, veramente interessante. Forse sapete che la missione di Pizza è stata proprio che c'è un po' per separato, c'è il Trentino, conosco dalla situazione di primaria di Messiano, come finisce durante il Covid, grande lusso da mostrare, un cattivo lusso. Particolarmente spinto, si scherzava, si creava un meme, probabilmente non vede, rappresentando davvero il pensiero di chi questi meme produceva, in cui si diceva che finalmente era venuto qualcuno che portava il russo, e togliere un mezzo, diciamo, per esempio, adesso non mi sto dicendo materiale, con gli occhi del tale, però c'è stata una letteratura mai. Ormai è un modo particolarmente interessante che problematizza la cosa, perché comunque si inserisce all'interno del filone, si era sul conto con Google. Visto che siamo qua per parlare di questioni di entrambi i metodi, diciamo la soggettività, in qualche modo l'identità, all'età avanzata e l'intelligenza è fondamentale per le competenze. Perché in qualche modo la vulgata, diciamo, il discorso appunto vulgato di essere inevitabilmente la semplice semplificatore, un po' ci racconta di questa dicotomia radicale che mi sarebbe lì, ma da una parte ci sono gli indigitali, che sono quelli cellulari in tasca, che sono un certo di cose, che sono quelli che volano, perché poi non di TikTok, eccetera, e invece fanno in qualche modo l'ennesima incarnazione, in questo caso generazionale, sociologica, di certe forme di analfabetismo funzionale, di incapacità di utilizzo di tecnologie linguistiche o per le tecnologie materiali. Ovviamente è una semplificazione brutale, quindi ce ne racconta forse come proiezione identitaria da parte di entrambe le fazioni, e chi in realtà la situazione non appartiene, è una semplificazione. Rischierebbe di farci pensare che da una parte ci siano persone, soggetti che agiscono, magari il discorso pubblico, soprattutto regolato, cioè che crede, che pensa che tutto possa essere oggetto di scherzo, quindi parliamo di una forma di vita tipica delle stesse online, sia elettroniche, che tutto ciò che c'è online, quindi. Sostenendo una forma di vita che si muove nell'ambito della rassicurazione, eccetera, eccetera. Le cose sono molto più complesse e se cerchiamo di triangolare questi tre poli che sono i tre poli principali, ma su cui ci si dovrebbe concentrare per dominare lo scenario legale che è una cosa digitale, quindi la parte del limite, quindi di piattaforme, un altro, già l'influenza non mi sembra bene, che probabilmente dovremmo utilizzare content creator, che è una sorta di peronio. Quindi coloro che dominano le piattaforme digitali, se te ne ci la faccio, quindi costruendo un percorso che ha a che fare con il personal branding, poi lo stesso. Cioè, come i contenuti effettivamente vengono veicolati dalle piattaforme. Questi tre elementi, probabilmente il buon definirebbe come manifestazione contemporanea, presente, quello che
già alla fine degli anni 90, finire con la ipersostituzione, cioè una forma di comunicazione che non è comunicativa, nel senso come la lingua quotidiana utilizziamo la parola comunicazione, ma che ha un scopo soprattutto operativo, cioè il bonus è la per le persone, far fare qualcosa a qualcuno in una casa quindi parlare di un'influenza. Avviciniamoci da più fast. Appunto, per il mio interesse, infatti, proprio professionale, sono poco parte di un assessment dei progetti, in qualche modo si occupa della vecchiaia. Intanto ho scoperto che non ci sono tantissimi progetti a lungo termine. Quelli che ci sono ormai nell'intervento ovviamente, tanto radicato fondamentalmente nella sociologia. E si concentrano su due aspetti del problema, cioè della questione dell'ansia. La militarizzazione è il tema della tecnologia, che appunto per noi è abbastanza comune. In particolare sono molto interessanti questi progetti che hanno proprio a che fare con l'idea di facilitare la comunicazione tra insieme e soggetti che si partecipano. Sono delle comunicazioni, insomma, è un tema interessante. Di fase. E poi sostanzialmente non è mai stata affrontata una prospettiva semiotica, adesso noi lo chiamiamo bellissimo, molto grazie, sono molto bellissimo, ci tengo che è una strada che è stata molto interessante. C'è un dato particolarmente rilevante, che è un dato di oggettiva novità della relazione tra anziano e tecnologie. Come dicevo, come è massimo, perché lì questo computer è uscito nel 2023. Cioè, non si è niente mai indicato che ci fosse qualcuno che su internet si era installato, non da vecchio, ed è invecchiato su internet. No? È andato effettivamente nuovo, invecchiare. Un caso interessante di poca accettazione, questo qui, che è un po' un mio specialista su un e che è rimasto allo stato di poco gettazione e non di implementazione. Cioè, su asset della BBC, una serie in inglese, ha proposto un'altra versione lunare delle emoji, le emoji, in cui troviamo tutta una serie di caratteristiche demografiche, di iconologiche, che in qualche modo la lunga attribuisce alle persone serie. Questo è un progetto che ha avuto molto successo, molto titolato pubblicistica internazionale che non è stato visto. È ovviamente una ulteriore versione dello stato di inclusione che c'è stato esattamente in quegli anni, tra il 2014 e il 2016, un oggetto così interessante e solo per internet facile, semplice, universale, come le conosci. Precludo parlando di un altro progetto secondo me interessante, cioè da studiare per capire meglio dove in fase si dovrebbe andare, ma forse cosa bisognerebbe fare. È un progetto senso che adesso è sul webcam perché tiene molto più online. È un progetto molto interessante perché alcune delle risposte da cui partiva, vado veloce per sentire. Il progetto di stabilità nel 2011 e allora c'è stato anche una fase di crowdfunding e è andato online nel 2015, poi dal 2019 è sparito dalle mappe ufficiali, sapete che non esistono queste riforme, molto interessante ai fini di Firefox perché effettivamente era un progetto che voleva come dicono i fondatori, fare ciò che Facebook non riuscì a fare, cioè rendere concreti i propri di suolo. Sostanzialmente un folder pensato per un progetto di ragione, con una sorta di dimensionale estremamente interessante con quelli che sono le persone che vogliono vedere che di parte. Cioè l'idea che non solo questa piattaforma possa essere utilizzata questo servizio dagli anziani, ma che su di essa gli anziani possano operare. Possono restituire, dando consigli ai giovani, una sessione follower, appositamente per concepire. Un progetto interessante di cui si parla tanto e potrebbe appunto, costituire un precedente. Ciao.
Interessa persona. Quindi, il Fastlex, dal punto di vista spirituale e tecnologico, è un esempio molto iniziale per me, come la studente, diciamo, per questa pratica della pensando, c'è qualcosa non c'è modo, ci sono contributi sparsi. Questo è un peccato perché è all'interno di un mondo culturale, sia dal punto di vista migratorio, per l'anzianità come fenomeno, sia dal punto di vista della persona dei media, della rappresentazione. C'è una vecchia tesi di laurea del 2005, fatta all'Università di Torino, che parla della rappresentazione degli anziani, cioè, pubblicata, c'è cioè, buon esempio, sì, ma tu non sai perché è questa cosa. C'è stato un vecchio, diverso da quello che era un quindi è interessante questo punto di vista. Poi è interessante quando torna a lungo la problematizzazione molto semantica, genericamente semantica, dell'opposizione tra social e classicamente della terra sulla faccia. Quindi, come dire, la parte biologica che noi abbiamo in questo dispositivo è che esponiamo gli altri, quando invece, come dire, la faccia semantica che è il riso, ok? Quindi per fare un interessante qua. Poi perché rispetto al classico modo di decidere, della finale che sono o del progetto prevedente in seguito con proprio di etnografia o studio della disabilità, proprio una testa di progettazione, quindi di produzione di un'esperienza di inserimento di una opera, contrariamente ci sono stati due progetti di dibattito, due riflessioni negli anni 90. L'interessante idea era che il contributo di questo progetto sia squisitamente comunicativo a un problema ovviamente molto più grande dello stretto dell'ambito comunicativo, ma questa sembra un'azione intelligente, intanto perché garantisce l'implementabilità della cosa, poi perché moltissimi problemi non comunicativi in realtà sono ingigantiti. Problemi comunicativi che si sono appresso, che sarà molto interessante dal mio punto di vista sfruttare ciò che l'infanzia ci produrrà per studiare le interazioni con le nate attorno all'infanzia, quindi le leggi quanto fenomeno globale, come si diceva prima, non riguarda solo le persone che la circondano. Quella che qui ho definito sforzo di come l'anzianità vecchiaia viene percepita come unità culturale all'interno di una determinata comunità, ovvero soggetti anziani, ovviamente le persone. Quindi sarebbe interessante poi avere un tipo di lavoro se non si può fare anche su quello che vi fa sapere come interazione e come relazione. Grazie. Grazie mille. Grazie Marino, grazie molto per questi spunti, ma perché abbiamo il dottor Francesco Bilundo per la sua presentazione. Questi sono tutti spunti che partono molto, che partono veramente per fare un'analisi di quella che è la situazione, no, del progetto tra vecchiamento e tecnologia. E è anche molto interessante vedere come tutte queste presentazioni con il dialogo loro che danno dei contributi che speriamo alla fine di questa giornata riusciremo a riassumere per portarci nel frattempo. Abbiamo caricato la presentazione, quindi no, non ancora. Ecco qua. Bene, grazie mille. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Io ringraziamenti soprattutto a Massimo Federico per avermi dato l'opportunità di essere qui. Sono molto contento appunto di poter anche esporre diciamo, qualche idea, qualche spunto. All'inizio ero un po' preoccupato perché in realtà non sapevo bene di cosa parlare, anche per me diciamo, è un argomento piuttosto nuovo. Allora, ho deciso banalmente di partire un po' da quello che è il mio percorso, la mia esperienza, alcuni studi che ho già condotto e sono contento in qualche modo di aver riscontrato comunque delle linee, dei piani, non solo ovviamente con i miei colleghi del COPAFES, ma anche con altre persone che avevano presentato comunque il loro lavoro.
spero che questo capito non sia appunto si concluda in una ripetizione, comunque in una riduzione alla banalità, ma anche in qualche modo possa aggiungere anche io un mio piccolo spunto personale sul tema. Un po' per spostare un po' le cose che vorrei partire da alcune constatazioni che possono apparire banali, ripetitive, eppure in realtà si tratta di alcune constatazioni appunto che vanno anche al di là del discorso comune, ma sono dedicate all'interno anche di alcuni discorsi più specialistici. Per esempio, la prassi fotologica ormai affermata è diventata piuttosto comune di classificare anche di nominare le generazioni a seconda del rapporto con le tecnologie. Come diceva prima professor Novi, sempre di più appunto si determinano varie fasce di età nominando a seconda di quello che è il rapporto. Prima si parlava di teenagers, famosa la definizione di nati digitali, si parla anche di non sapevo come tanto la bene, ma di nati digitali volendo, anche se per indicare appunto gli teenagers. E dunque, appunto, c'è questo luogo comune che dà un grande valore a quello che è il discorso della tecnologia per determinare la descrizione, ma anche poi per descrivere quelle che sono le pratiche effettive di varie fasce di età. Dopotutto, l'uso delle tecnologie, dei media, influenza, esperienza comune a tutti noi. Tuttavia, le tecnologie stesse sono sempre di più dei fattori, come dire, decisivi anche per determinare specificità all'interno di singoli gruppi generazionali. Diventano dei linguaggi comuni condivisi che portano sì che si creino appunto delle comunità linguistiche allo stesso tempo appunto generazionali. Questa diffusa lettura deterministica, per certi versi anche positivista, sulla tecnologia, però fa sì che tutta una generazione, quella delle persone anziane, di cui stiamo cercando di parlare oggi, venga in qualche modo a definirsi per differenza, addirittura per difetto, in quanto privata di un gruppo tecnologico specifico, di un gruppo tecnologico che gli sia proprio, e dunque in qualche modo possa definirsi come iniziatore dell'identità attraverso il comportamento e adattarsi a quelle che sono le nuove tecnologie. D'altra parte, questo va vale, stesso pregiudizio riguarda anche la stessa strutturazione delle tecnologie, tutto il discorso che gira attorno, soprattutto appunto in relazione alla fascia delle facilità avanzate agli anziani. Infatti, questa categoria è spesso delineata dalla struttura di queste tecnologie, ma anche data all'interno del discorso, non è sia più materialmente tecnologico, ma ormai dal discorso comune, principalmente in due modi: o per l'integrazione di una sorta di eccezionalità che poi diventa regola, ovvero secondo quello che non è del vecchio boomer, del baby boomer, magari ritornando un po' a quella categoria che si definisce appunto in quanto negazione di se stesso, che è un vecchio giovane, una contraddizione in cui sempre di più viene fatta una sorta di apologia e di ipocrisia, sono sempre di più diffuse le narrazioni di persone anziane che comunque compiono metà di tese, sono super capaci di sfruttare al meglio tutte le tecnologie più generali. Seguono i tratti tipici dell'età giovanile che magari la seconda generazione della lotta invidiano. La seconda modalità attraverso cui le persone anziane, la generazione anziana viene in qualche modo narrata o designata è invece quello per esclusione. Infatti, quello che si può rintracciare è una sorta di compassione, per anche da dire, di snobismo verso una generazione che in qualche modo
non può più sentare, non ha la potenzialità per sentare quelle che sono le potenzialità avanzamento tecnologico, ma in qualche modo costretta a contentarsi, a giocare a ribasso attraverso tecnologie progettate in maniera diciamo facilitata, ridimensionata rispetto alle loro stesse potenzialità, proprio per adattarsi a quelli che sono i limiti della generazione anziana. Ecco, quello che ho pensato leggendo un po' appunto la progettualità di Flashers è proprio che l'idea di social app, di progetto che si vuole portare avanti in qualche modo possa smarcarsi da questa polarizzazione, partire, come si diceva anche prima, effettivamente non dalla tecnologia, ma primariamente proprio dagli utenti, in questo caso dalle persone anziane, cercando di considerare la sfumatura di tutta il singolo, tutta questa fascia generazionale, con tale singolo senza necessariamente discriminare. Infatti, in qualche modo, si pone il problema identitario e comunitario. Com'è in qualche modo riuscire a tenere assieme una moltitudine di persone, sempre più crescenti, dicevamo prima, senza animare le differenze? Senza appunto ridurre quella che è la varietà, la ricchezza che possa adattarsi a qualcosa di essere da essa, e soprattutto come fare una nuova tecnologia, una nuova software. Io più che altro in passato mi sono occupato di come farlo. In uno studio di qualche anno fa mi sono concentrato per un rapporto tra uso di tecnologie, in particolar modo di alcune software app e la costruzione di comunità. In questo caso ho parlato della comunità LGBT e dell'apporto con alcune appunto, app di dating, di talk e di chat che sono molto diffuse all'interno della comunità. Quello che emergeva come si è parlato, queste app in qualche modo si propongono come delle piattaforme comunitarie, portando avanti con molto poi l'ideale con l'università, promuovere appunto degli spazi di condivisione, di comunicazione aperta a tutti gli utenti e a tutti i membri appunto della comunità LGBT. Allo stesso tempo, ciò che mi arriva dallo studio, dall'analisi proprio dell'architettura di questi social media è come quella che è l'identità di genere sessuale non conforme, che appunto il fatto sia distintivo ma comune a tutti gli utenti, in qualche modo subisca un processo di normalizzazione, di attraversamento in termini di attraversamento sessuale, che poi viene usata come valore di scambio nelle relazioni private tra singoli user. Quindi il fenomeno a cui si va incontro è quello che in passato da un'idea appunto di comunità sessuale nel senso stato del termine, che si identifica con l'orgoglio, con la differenza sessuale, ad una normalizzazione e privatizzazione del sesso in quanto tale che avviene in uno scambio privato. A riguardo, non so se quei tempi sto andando abbastanza bene, volevo vedere appunto un paio di esempi di siti. Erano qui, vero? Ecco, molto brevemente, questa è un page di Grindr, una delle social app che ho studiato, forse la più diffusa. Ah, ok, perché non c'è la condivisione del titolo di tutto lo schermo. Grazie per la segnalazione, adesso. Ok, brevemente, giusto per rendervi più chiara qual è l'idea e i risultati dello studio che ho condotto. Ecco, questa è l'home page del sito di Grindr, di questa social app. Se dal lato appunto viene in qualche modo promosso l'ideale sia di non mi permette di entrare, non so per quale motivo. Scusate, ecco qui. Scusate. Eccoci qua. Ecco, se da un lato comunque c'è una grande vocazione appunto a questo
l'idea quasi missionaria di qualità, valorizzazione delle differenze, poi diciamo il servizio immediato, il vero di queste app è quello più strettamente sessuale, dove la sessualità di nuovo è privatizzata. Ritornando invece alla presentazione. Sì, quello che appunto quello fare emergere come l'architettura di queste app fondamentalmente permette all'utente di costruire un proprio profilo altamente identitario, personalizzato, in cui valorizzare tutta una serie di particolarità soggettive, di differenze, quali appunto dai tratti fisici all'età, appunto per il tema molto centrale, all'etnia, alle preferenze sessuali. Allo stesso tempo, questa esaltazione appunto di una soggettività altra che tutti hanno la possibilità appunto di esprimere all'interno dell'app è collegata a un sistema di filtri, attraverso cui gli altri utenti, a seconda di ciascuna categoria, possono decidere di selezionare le loro ricerche, di visualizzare quei profili che a priori non diventano i gusti. Esempio banale, se un utente tra l'età di 55 anni e un altro utente nella sua ricerca con il filtro voglio vedere te al di sotto dei 50 anni, inevitabilmente la persona di 55 anni che ha deciso di indicare anche con orgoglio l'età all'interno della piattaforma viene in qualche modo invisibilizzata. Tutto ciò ovviamente scatena un circuito omissione per cui il filtrato, la possibilità di aiutare gli altri profili fa sì che anche noi utenti siamo in qualche modo costretti a filtrare e a volte invisibilizzare parti distintivi del proprio profilo, della propria identità, in modo da rilevarsi a quello che è un valore di scambio sessuale, di mercato, standardizzato all'interno della piattaforma. Dunque, tutta una serie di contraddizioni all'interno della struttura di queste app, che in qualche modo beneficiano di creare una comunità. Ho deciso appunto di portare questo esempio sia per il rapporto tra appunto l'idea di social app e l'idea di comunità, ma anche dal punto di vista più strettamente tecnico, più semiotico, perché anche leggendo quelle che sono, diciamo, le linee ideali dell'app che si vuole sviluppare tramite Usatez, anche in quest'app troviamo un doppio sistema di filtri. Almeno io ho rilevato dagli indizi questo doppio sistema di filtri che nella loro cooperazione però si spera, si auspica, possa condurre risultati più virtuosi. Di quali filtri stiamo parlando? Allora, il primo filtro è quello che in qualche modo agisce sulle foto analogiche che verranno immesse nel circuito di queste app, foto analogiche prima della loro digitalizzazione, e il filtro principale che possiamo trovare è quello della lacrima, ovvero di un'operazione, un'estensione superficiale che è il tempo a determinare il fotogramma. Come marco segno del passaggio del tempo, ma anche della ed è proprio in questo secondo senso che la pagina in qualche modo si distingue anche dall'usura, in quanto involucro che presuppone e favorisce la permanenza del tempo, la stessa durata che si estende attraverso il tempo. Citando Panini, che diciamo l'autore a cui mi sono ispirato appunto per questo discorso sulla pagina fotografica intesa come filtro, la pagina è dunque una manifestazione di una consistenza continua, di una lunga continuità condivisa, che è possibile cogliere in un certo senso come un postuale del contatto. Un po' questa definizione riepilogata, forse quella di portata avanti da Martin sul famoso studio della fotografia, dove anche in quel caso, forse in maniera diciamo, un po' più pungente rispetto all'idea di Fatima, veniva aperto una sorta di varco temporale tra l'osservatore della foto e il passato in cui la foto era stata scattata, un passato che immediatamente risulta essere
in qualche modo intimo e familiare, ed è un po' forse la sensazione che anche in qualche modo si vuole cercare di far esaltare con più durante la emphasis. Secondo il proprio dire, è sempre riguardo alla pratica, non in quanto un esperimento che funziona appunto per alcuni, una stratificazione, ma in quanto un'ispezione per stato e per situazione. In questo caso c'è specifico non solo tanto le foto analogiche, ma più che altro magari le foto digitali delle persone anziane statalmente presente. Quindi il focus si sposta più che altro dalla foto come oggetto in sé ai soggetti ritratti. E la pagina, diciamo, che si ispira su questi soggetti ritratti è proprio quella di cui parlava prima lei, ovvero gli anziani trasporti nel tempo presente dalla loro vecchiaia che passa la loro misi sotto forma di rughe e si passa. Anche in questo caso però la pratica luminosa serve a preservare, a costituire la memoria del passato, l'identità e la storia della persona che parte nel mondo. Appunto, qui arriviamo all'appunto, diciamo, decisivo e conclusivo. Il viso di Coperto di Rughe è un viso carico di storia, diciamo, una storia che conserva la comunità in quanto incarnato un soggetto, e allo stesso tempo è anche una storia spaziale, in cui altrimenti all'interazione, al dialogo intertestuale con altri oggetti, quando è una logica, per esempio, e altre narrazioni, quali magari delle nazioni che si verranno a integrare alla narrazione portata avanti dall'utente anziano. E dunque questo meccanismo dialogico e relazionale all'interno della cornice comunque familiare di arrivare all'atto che in Fares in qualche modo vuole portare avanti. Emergono quindi delle differenze importanti rispetto al caso di studio che vi ho presentato prima. Infatti, in quel caso dei rimasti, quindi delle foto dei singoli profili, inizialmente erano concepite come aspetti, quasi come ad illustrare l'identità soggettiva dell'universo. Sono poi invece state in funzione di valore di scambio standardizzato. Nel caso dei facets, invece, le immagini popolari soggettive sono già in partenza un materiale di scambio simbolico, in quanto hanno già scritto lungo la loro superficie patinata, o iscritte attraverso il volto rugoso dei soggetti ritratti, un dialogo che lui rimuove con altri attori, luoghi e tempi, riprendendo un po' quello che diceva prima anche il professore Moglie, come in qualche modo agire come l'angelo della storia, che si parlava prima, appunto cercando di far togliere alcune macerie di una storia passata, che fosse stata anche appunto distrutta rispetto ad una linea progressista attraverso cui solitamente viene detto la storia, recuperare queste materie e costruire appunto delle nuove connessioni, dei nuovi dialoghi che possono in qualche modo magnificare anche le storie più individuali, più soggettive degli anziani che entrano a far parte di questo spazio dell'atto. A tale proposito, vorrei concludere appunto con una citazione che un po' prende l'idea di questo discorso che ho fatto sulla pagina, sempre ripeto la Fanzalini: i corpi sensibili e gli oggetti ricoperti dalla pagina hanno un utilismo una proprietà in comune, il rivestimento, inteso come le connessioni a un tempo spaziale ed è proprio questa proprietà che, a dispetto della loro eterogeneità e incommensurabilità, crea una sorta di compatibilità e anzi addirittura un'armonia comune. In effetti, sebbene non abbiamo in comune alcuna struttura, materia, funzione, e anche se la pagina esercita su di essi in tempi diversi, condividono se non altro per avere queste situazioni e simulazioni che le hanno necessariamente avvolti con una stessa storia e una stessa aura semiotica. Ecco, quello che è appunto il mio augurio per questo progetto è che la sua lavorata di Infasis in qualche modo possa dire una sorta di pagina capace di raccogliere e conferire una stessa aura semiotica ad un determinato elemento, quali foto, immagini, visi e narrazioni che vanno a comporre la preziosa fase di vita, ma anche se è in forma di vita, che è quella della vecchiaia.
Si tratta appunto di un investimento mediatico tecnologico capace di preservare l'identità di questa generazione, la prospettività senza la necessità o di tenerla separata dalla società o di dividerla nell'ambiente esterno, ma piuttosto di metterla in contatto con questo. Dunque si vuole creare appunto, spero, utilizzo una tecnologia non improntata come il rendimento della vecchiaia, piuttosto mirata a rimediare, nel senso che sia capace di liberare e di attualizzare tutte le potenzialità della vecchia generazione. Vi ringrazio.